la Sudi, ecco, vittoria importante in casa, ecco, soprattutto perché è arrivata di punta, quindi c'è stata anche la reazione da parte della squadra. Peccato, ecco, per l'approccio al secondo tempo, però tutto è andato bene. La Juve Stabia, ecco, sono 35 punti sulla zona calda. Oh, raga, per piacere, eh! Sì, era fondamentale vincere. Sapevamo e sappiamo che gli scontri diretti in casa sono fondamentali, perché sono punti che vengono. E diciamo che dopo un primo tempo così così la squadra è stata bravissima a reagire e poi nel secondo tempo a amministrare la partita, a chiuderla nel momento giusto, quindi bisogna dire brava ragazzi. Ecco, è stato cambiato un po' il modo, su questo sorto di 4-4-2, però molto sbarazzino con queste due aree offensive, e guarda caso è la più bella di quest'anno. Ecco, questo fa avere un po' il rammarico a chi ecco, magari la segue dal liste dell'Alice, magari alla Villa da settembre, potevamo vedere un altro campionato. Sì. Però purtroppo il campo ha detto questo, quindi bisogna accettarlo. Dobbiamo essere bravi a chiudere nel miglior modo possibile questa stagione, a salvarci il prima possibile. È da dire che non è facile perché non abbiamo mai avuto la squadra tante partite uguali in campo, quindi anche conoscersi è molto fondamentale. Poi è stata una squadra anche a gennaio un po' rinnovata, sono arrivati dei ragazzi bravi, sono arrivati altri altrettanto bravi, però comunque il tempo di conoscerci ci vuole. Adesso grazie a Dio sembra che abbiamo trovato una buona quadratura e speriamo di continuare così. Ecco, adesso incontrerete il Catania, che l'andata ne avete battuto con quella vittoria proprio a photo finish bellissima, ecco, per come è arrivata. Un Catania che è in crisi profonda, è sollevato punk, è arrivato Moriero che ha incappato nella prima sconfitta a Martina Franca. Tra l'altro a Catania ci sarà un ritiro lungo fino alla partita di Vestabia. Questo è segno che loro ci tengono già a riscattarsi con un contro di voi. Sì, assolutamente, ci aspetta una gara secondo me difficilissima e molto fondamentale per noi, perché fare il risultato positivo a Catania vorrebbe dire tantissimo, non dico, ma la metà della salvezza forse sarebbe cosa più, quindi per noi è fondamentale andare giù e fare una grande partita per cercare di fare il risultato positivo. Però sappiamo che davanti abbiamo una squadra in difficoltà, ma una squadra importante, con il livello dei tecnici importanti, quindi loro dopo una settimana di ritiro saranno ancora più arrabbiati calcisticamente per fare una grande partita. Noi dobbiamo fare una grande settimana di lavoro, come stiamo facendo, come abbiamo sempre fatto ultimamente, e dobbiamo andare a fare una grandissima partita, quindi ci prepariamo per questo. Ecco, i nuovi stanno dando una grande mano, quest'anno siamo di Rizzi, di Rock, del Sante, un po' di tutti gli arrivati che ecco, non solo numericamente hanno riguardo un po' l'organico, ma stanno dando tanta qualità. Però ecco, merito anche a voi, cioè voi che si già c'era del gruppo a integrare al meglio. Tra l'altro noi ci ricordiamo un'intervista tua quando le cose non andavano proprio bene, che tu dicesti io devo prendere per mano la squadra, possiamo dire che lo state facendo alla grande. No, il merito va a tutti. Merito a tutti perché noi indipendentemente dai risultati abbiamo passato dei momenti molto difficili, è inutile negarlo, il gruppo è molto sano, è un grandissimo gruppo e questo ha fatto sì che oggi ci troviamo a 5 punti da play-out e speriamo il prima possibile di fare questi 40 punti. Quindi il merito è di tutti, delle persone che lavorano intorno a noi, dello staff tecnico, dell'allenatore, perché è sempre così, quando le cose vanno bene il merito è di tutti. Da parte mia io cerco di dare il meglio di me stesso, prima a livello umano, soprattutto e anche adesso nel momento in cui non sto giocando. Quindi il nostro compito è di dare il massimo di noi stessi, prima a livello umano e poi a livello esercistico. Però devo dire che io devo ringraziare a Dio, perché ho trovato sempre ottimi gruppi a parte qualche episodio un po' così. Ecco, due momenti particolari di questa stagione, la contestazione dopo la partita con l'Ischia, ecco invece l'esultanza dopo la partita con l'Agregas, la curva che vi ha abbracciato. Possiamo dire che a livello psicologico ormai tutto è passato. Assolutamente sì, penso che queste due vittorie in casa ci hanno dato grandissima forza, grandissima motivazione. Devo dire che le manifestazioni in calcio ci sono sempre state. Devo dire che quello che sta da mare è vero, abbiamo visto una cosa particolare, abbiamo visto anche delle contestazioni importanti, però sempre molto civili. La gente giustamente hanno espresso il loro parere, noi abbiamo sempre messo la faccia, ci siamo confrontati in modo sereno, a volte anche duro, ma sempre da uomini, e penso che questo abbia fatto la differenza. Il momento più difficile secondo me per noi è stato dopo la Paganese, dove abbiamo fatto una bruttissima partita e lì ci siamo compattati. Ci siamo compattati come gruppo, ci siamo compattati come staff delle persone che lavorano intorno a noi e penso che dopo la partita di Caserta ci sia stata la svolta che ancora deve continuare. Ecco, voi vorreste mandare un messaggio ad Arcidiacono che a Foggia purtroppo sta attraversando un momento particolare. Ecco, non vogliamo dire che la piazza di Foggia tutta sia
negativa, lo sappiamo che siamo un gruppo, però è un episodio che comunque getta un po' di sconforto sul mondo delle calcio. Sì, sono cose che non si fanno, perché le critiche, le contestazioni ci stanno, lo sappiamo, fanno parte del nostro lavoro. Però come ho detto prima, come hanno fatto la gente di Castellammare, i nostri tifosi, sono stati sempre contestazioni o confronti, sì, duri, però sempre civili, con grande rispetto da una parte o dall'altra. È quello che dovrebbe esserci sempre. A Piccio, Arcidiacono, mando un grandissimo saluto, poi a qualche amico là l'ho sentito, gli ho fatto sicuramente il mio saluto. Tutti noi siamo vicini, ma prima umanamente, poi precisamente. Ma sono convinto che oggi è un grande gruppo e già ieri hanno dato una grande dimostrazione sul campo, per quello che stamattina hanno vinto, sono convinto che daranno ancora risposte importanti. Okay, grazie.